Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi video dedicato a Bonnie. Avete visto scorso video, abbiamo parlato di Janet, che sarà il brawler cromatico di questa stagione. Invece oggi video a tema Bonnie, che sarà, ovviamente lo vedete dalla schermata, un brawler epico, un nuovo brawler epico e più o meno come di consueto penso che uscirà ovviamente alla metà del prossimo pass. Poi vedremo ovviamente maggiori dettagli quando sarà il momento. E niente ragazzi, direi di partire. Piccola presentazione anche per Bonnie. Bonnie è la sorellina di Janet ed è una ragazza spericolata ed eccessivamente eccitata, diventata famosa nel parco per il suo trucco più audace: essere lanciata da un cannone di nome Clyde. Attenzione, perché anche il cannone ha un nome. Più il trucco è pericoloso, più lei si diverte. Attenzione però, eh. Bonnie e Clyde, ovviamente qua citazione a dei personaggi molto famosi. Direi di partire anche per questa volta. Faremo primo gadget, prima star power e poi in campo di prova andremo con secondo gadget e seconda star power. Kit del turbo, la velocità di movimento e di ricarica di Clyde, ricordiamo che è il cannone, aumentano del 30% per 5 secondi. Invece la prima star power, polvere pirica, la gittata di donna cannone aumenta del 36%. E questo ragazzi, parte ve lo spiegherò poi direttamente dentro il gioco, è la gittata del cannone fino a dove può sparare Bonnie. Ok, eccoci in game finalmente per provare Bonnie. Come vedete sono con il mio account sviluppatore, vi ricordo questi video ovviamente sono fatti con l'account sviluppatore e magari quello che vedrete potrà subire alcune modifiche, perciò prendetelo con le pinze, dovrebbero essere queste cose, ma potrebbe esserci modifiche. Io ovviamente vi avverto di questa cosa. Allora proviamo il range, che ovviamente in questo caso si parla di Clyde, il cannone, perché non è il range di Bonnie. Un range veramente onesto, oltretutto come vedete è anche abbastanza lento. Allora, range che supera di gran lunga quello di Janet, se non sbaglio arrivava più o meno qua. C'ho una casella in mezzo /2 di range in più per Clyde e fa un danno di 1650 a colpo. Ok, allora possiamo vedere il gadget che dovrebbe far infuriare Clyde, che si muove e ricarica il colpo più velocemente. Infatti la velocità di movimento direi che si nota subito l'aumento. Poi a regola con la star power, infatti potremo aumentare del 33% la gittata di donna cannone. Donna cannone è riferita alla ulti, guardate, insomma, gittata abbastanza onesta. E noi in questo momento potremo partire con Bonnie. Eccolo qua. Questa ragazzi è Bonnie. Il suo range è praticamente non uno short range, perché magari non è paragonabile a un bull, ha un pochino più di range, ma insomma è una via di mezzo. È abbastanza da ravvicinato. Guardate. Il danno comunque è di 1000 a sferetta. E non so se avete notato, una cosina per i più attenti, la trasformazione di nuovo con Bonnie e Clyde è a tempo ragazzi, non a hit. Allora, la ulti è carica, vi do una piccola info, ci servono 4 colpi per caricare la ulti. Siamo pronti per essere sparati. Vi faccio notare che quando a terra fa un danno ad area, come vedete, di 1650, insomma, delicata Bonnie. Non sarà per niente forte questo brawler, assolutamente no. E poi vediamo, come avete visto sotto, che la barra di caricamento non va a hit. Io comunque stavo hittando i brawler, ma la barra di ricarica non era influenzata da questa cosa a un tempo. Detto questo, è arrivato il momento di presentarvi seconda star power e secondo gadget. Partiamo dal secondo gadget. Casco spaccadenti. Bonnie scatta in avanti e causa 300 punti danno al nemico colpito, oltre a spingerlo indietro. La seconda star power invece è detonazione. Il dente sparato con dente del giudizio si frantuma al contatto, causando 25 punti di danno aggiuntivi ai nemici vicini. Ovviamente questo ve lo dico perché ho provato, la seconda star power si riferisce al colpo di Clyde. Infatti come vedete, da un colpo che non si frantumava, adesso abbiamo un colpo a frammentazione. Si divide in 4 denti. Praticamente vanno a creare una X e queste X, se vanno a hittare, vanno a fare un danno aggiuntivo di 25, come era scritto nella descrizione. Poi abbiamo il gadget da usare rigorosamente in versione Bonnie. Vediamo un po'. Gadget. Ah ok, è un piccolo dash in avanti. E allora proviamo a mirarlo sul nemico.
questo non ha aim questo gadget, sto provando. E allora proviamo ad avvicinarci noi, penso che vada in auto aim automatico. Ok, dà un piccolo rinculo e fa anche un danno di 300, cioè non l'ho visto male, ricontrolliamo. Ok, sì, un danno di 300 con un piccolo dash addosso al nemico. Comunque interessante perché noi possiamo provare ad andare addosso a questo nemico, dargli un colpo di rinculo e poi magari provare ad attaccarlo e distruggerlo per magari dandogli il rinculo, togliendo eventuale gadget o un colpo che ci stava per sparare. È comunque interessante come meccanica. Detto questo, ragazzi, anche per la presentazione, diciamo, in campo di prova di Bonnie è tutto. Andiamoci a vedere ovviamente la parte grafica. Allora, queste sono le reazioni di Bonnie. Ce ne andiamo a vedere giusto un paio. Questa qua che fa vedere palesemente che le manca un dente, probabilmente da uno dei suoi lanci col cannone spericolati. Ce ne andiamo a vedere Bonnie col cuore. Questa qua con la gocciolina. Il cannone. Ok, questa è già la mia reazione preferita. Ci andiamo a vedere anche la reazione della skin. E ovviamente come ultima cosa di questo video ci andiamo a vedere anche Imperatrice Bonnie, che è la skin ovviamente che uscirà per Bonnie. Non ve lo dico nemmeno, ce l'andiamo pure a provare. Eccoci qua con la skin. Siamo diventati praticamente una navicella spaziale barra cannone. Molto carino anche il colpo. Ovviamente tutto a tema... sembrerebbe quasi, non lo so, uno Star Wars, potrebbe essere. Comunque ha un che di oscuro, ovviamente, anche questa skin, perché vi ricordo, questa skin è stata messa nella categoria di skin cattivoni, insieme a quella di Lola e a quella di Byron. Ora andiamo a spararci. Ok, con un'animazione molto molto oscura. E il colpo, ovviamente, come vedete, sempre con queste particelle molto molto dark. Bello. Vediamo anche Bonnie. Eccola qua, la testa si vede. E giustamente Bonnie Imperatrice, come vedete, è addobbata da Imperatrice. Possiamo andare a far vedere anche l'animazione della ritrasformazione con Clyde. E direi che ci siamo. E ragazzi, con questa schermata vi dico che per questo video è tutto. Ci siamo visti Bonnie in tutti i suoi aspetti. E ovviamente per questo video vi chiedo un bel like e un bel commento, sempre codice PlayerD nello shop, non ve lo dimenticate, e noi ci vediamo al prossimo video.